a tutti a questo nuovo incontro sul tema della rigenerazione, riqualificazione e riuso. Abbiamo con noi questa sera Riccardo Marini, è un architetto, urbanista e direttore dello studio Gehl Architects di Copenaghen. E lo studio si occupa nell'affrontare le tematiche, delle riflessioni sulla città, la città dove dovrà andare, partendo ovviamente da quelli che è il DNA della città storica. E in questa serata Riccardo ci produrrà un percorso che credo sarà molto edificante per le nostre attività sugli spazi pubblici, sugli spazi collettivi, sul creare lo spazio civico. E vi ricordo, avete già preso tutti la locandina, che Step ha creato un nuovo contenitore, si chiama Next Step, fatto in collaborazione con l'università. Il tema è sempre sulla trasformazione dell'esistente, perché come ben sappiamo questo è il tema del futuro e ci saranno sempre meno possibilità di costruzioni, di nuove costruzioni, di nuove cubature, però noi dovremo cominciare a lavorare, a sistemare tutti quegli interstizi che le nostre città ci hanno offerto e tutte quelle opportunità che potremo avere. Il 25 novembre avremo architetti di caratura ovviamente tutto internazionale, avremo Paolo Burgi, il 9 dicembre Luigi Latini e poi finiremo il 16 dicembre con Yama Yansa. Ricordo che il 3 dicembre, per la chiusura del ciclo per cui oggi siamo qua, avremo anche Boris Podreca che ci parlerà anche lui dello spazio pubblico. Io adesso passo la parola all'architetto Marini, però è interessante poi avere alla fine della serata un certo tipo di confronto, di dibattito per discutere sui temi che noi affronteremo durante questa esposizione, perciò vi chiedo di essere partecipativi alla fine. Buona serata, grazie. Buonasera, posso usare questo? Buonasera. Cercherò di fare la mia relazione in italiano, però mi inciamperò, se chiede potete avere un po' di pazienza. Se dico qualcosa che non vi piace o che vi disturba, me lo dovete dire, fermatevi, si può fare un po' di dialogo anche quando si passa, va bene? Città per la gente. Sembra una cosa normale, no? Però quello che tenterò di far vedere è che la verità delle città, anche in Italia, oggigiorno, che non è per la gente. Perché è così difficile? Voi siete tutti coinvolti nel futuro e nel presente delle vostre città, credo, come io. Lo studio di Gehl lavora in tutto il mondo, è una cosa che è diventata molto ovvia per me e che la piramide di Maslow è molto importante. Noi facciamo tanto lavoro in Cina, nel Sud America, dove la maggior parte della popolazione è qua giù. Noi in Italia, in Gran Bretagna, in Danimarca, siamo qua su. Vuol dire che le sensibilità che ci offendano o le cose che sono importanti sono totalmente differenti, dipende da dove sei. E quello che io vedo in tutto il mondo, che tanti architetti e ingegneri che vengono da questa parte del mondo, che lavorano in Cina, nel Medio Oriente o nell'America del Sud, trattano tutti come se fossero quassù. È uno sbaglio incredibile, perché crea delle difficoltà culturali ai cittadini di quel posto. Il punto di partenza è molto importante, capire dove sei. L'altra cosa che è molto ovvia, se tutto va bene nella vita non deve cambiare niente, può andare avanti. Se c'è un problema, e di solito quando qualcuno ci chiede a noi di andare a trovarli, c'è un problema.
E quello che gli dico sempre vuol dire che devi cambiare qualche cosa. Perché tante volte vengono, ti chiamano e ne danno una mano, ma non vogliono cambiare quello che fanno. E quello è un grandissimo problema di partenza. Se c'è un problema lo vuoi risolvere, devi capire che delle volte devi cambiare quello che fai. Questo è un piccolo esercizio, dovete lavorare un pochino. Vi fa vedere delle immagini, non ci pensate troppo. Se vi piace l'immagine, mettete su una mano. Se non vi piace, no. Veloce. Quell'esercizio quando non ci sono architetti o ingegneri nel gruppo, perché gli architetti e gli ingegneri rispondono a architettura e ingegneria, la maggior parte delle altre persone normali rispondono a gente, non a maxi, a gente, non a una struttura. E quella è una cosa molto importante che noi da professionisti bisogna capire. Parlo del The Magic Dust, la polvere magica. Sapete il carattere di Disney, Tinkerbell? La fatina con le ali che... Lei ha bisogno di questa polvere magica per farla volare. E noi andiamo in giro per il mondo e abbiamo capito che i posti hanno bisogno di questa polvere magica. Io oggi pomeriggio Milano mi ha portato a giro attraverso questa bellissima città e c'è tanta di questa polvere lì. Ma va un pochino più in là e sparisce. Dove è andata la polvere? Qualcuno ha spolverato molto bene, è un grande problema. Se, qual è questa polvere magica? Da dove viene? Come si può creare? E quelli che la creano siete voi. Sono andato qua, a Pistoia, l'ospedale del Ceppo, tanti anni fa, e è molto importante perché ho un imprinting, un bagaglio che viene dal posto da dove sono nato, dove ho fatto l'infanzia. Anche se non lo voglio, ce l'ho. Questa è la mia opera di architettura favorita. Dipende da chi mi chiede quale. Tante volte quando qualcuno mi fa l'intervento, what's your favorite building? Qual è la tua struttura? Dipende chi è, dove sono, gli dico qualcosa tanto per farlo incavolare, no? Questa è Douglas House di Richard Meyer, è favolosa, mi piace così da morire, tutto mi piace, però non ci potrei stare di casa, non so se la conoscete, è disegnata a un livello se te muovi una sedia a stola, sicché io ho 4 figli, io ci morirei, mi piace guardarla, ma non ci voglio stare di casa. Un'altra cosa molto importante da capire è che noi da designer facciamo queste cose. Ho fatto una foto al quartiere fatto dietro al muse del maestro Piano e c'è una signora o qualcuno ha messo dei panni a asciugare su un balcone. Sono sicuro che qualcuno andrà lì e gli dice tu, no, quello non lo puoi fare. Che senso fa quello? Quella è la casa di qualcuno. E se il disegno è così perfetto che stona, se te ci attacchi le mutande sul balcone, hai sbagliato. Quando ero uno studente, questo signore qua mi parlava molto, non naturalmente mi parlava direttamente a me, ma mi piaceva tanto quello che diceva, bisogna diventare senza ascoltare di da dove vieni, di chi sei. La memoria è una cosa molto importante in tutto quello che si fa, specialmente quando si parla di città. Io ho una vita molto lussuosa perché ho tempo di pensare delle città, di quello che mi occupo sono le città e quello che anche una cosa molto ovvia che la città è il riflesso della cultura della gente che l'hanno creata. E la domanda che io farò è specialmente quando sono in Italia, dove sono gli italiani che hanno creato Trento, che hanno creato Vicenza?
perché non voglio offendere nessuno, non li vedo più, perché quando io vado a vedere la nuova Trento, la nuova Vicenza, le qualità che esistono nel centro, non le vedo, non le trovo, e rimango un po' triste. Questa è la sensazione che io trovo, o provo, quando mi allontano da un centro storico. E di nuovo devo dire molto fortemente che non sto parlando dell'estetica, dell'architettura, un'architettura antica, sto parlando di altre cose. Quella è la sensazione di dolore che trovo quando vado a vedere il museo. Il museo e il museo è bello, sai, non c'ho un problema con quello, ma quando mi metto a camminare in quella zona, l'invito di stare lì non c'è. Voglio andare da un'altra parte. E se voglio andare da un'altra parte c'è qualche cosa che non va. È una cosa molto importante. Norman Foster ha detto questa frase, molto interessante. Da designer, tutta la mia vita professionale sono stato invitato da molti imprenditori, sindaci a venire a risolvere dei problemi. Il problema più grande che quando mi hanno chiesto a me di entrare o a Ghiero, a chi, a venire a risolvere il problema, hanno fatto tutte le decisioni importanti. E quello che ti chiedono di trovare a fare la risposta è che colore saranno le poltrone, che colore sarà il muro. Quello è non capire la potenza del design, delle soluzioni che un ingegnere, che un architetto può portare. È uno spreco di una risorsa che esiste. Non importa quanto è buono quel rossetto, anche se è di Chanel, la scimmia sarà sempre brutta. È proprio capire perché è una scimmia. Non è metterci il rossetto, quello non risolve niente. Max von Staffler diceva questo, molto importante. Noi come una specie, in 4 millisecondi di incontrare un'altra persona, decidiamo se ci piace o no. L'estetica è una cosa molto importante in tutto quello che facciamo. Però non è la cosa più importante. Se che Pax von Staffler diceva, quando ho un problema, io lavoro sul problema, non penso mai alla bellezza. Però quando arrivo alla soluzione, se non è bella, poi c'è da fare il dibattito di cosa vuol dire è bella o no, ma se non è bella so che ho sbagliato. Io troppe volte vedo problemi che sono stati risolti, ma fanno schifo. E nessuno mi vuole. Però sono stati risolti. Posso far vedere che, guarda, questa è la soluzione a questo problema. E si scordano che la parte estetica è importante, non la più importante. Questa è una piazzetta. È una piazzetta vicino all'albergo dove sono stato ieri notte. Nella vostra, credo siete la conoscete. Perché? Perché è così? Ci sono, scusa? No, è una piazza, ci sono anche dentro. È molto facile. Vai là, le tue macchine sono messe in piazza. Bisogna capire che questo non succede così naturalmente. Qualcuno ha fatto una serie di decisioni e i cittadini lasciano stare che diventa uno spazio. Vabbè, sai, è uno spazio. Si può anche recuperare, ma... Quando uno vede, quando noi vediamo cose, chiediamo sempre il perché. Perché c'è una ragione. E cercherò di far vedere queste ragioni. Questo è lo studio nostro. Siamo sempre a giro per il mondo, ma quando torniamo a Copenaghen cerchiamo sempre di mangiare insieme, perché è la cosa più importante. Possiamo, invece di parlare di progetti, parliamo da normali esseri umani e impariamo tantissime cose di quello che si sta facendo. Tutto è cominciato con Jan Geel, sua moglie Ingrid, che è sociologa. Questa è la storia che a me mi piace più di tutto. Ingrid gli dice, ma perché a voi architetti non vi piacciono le persone? Questo è negli anni 50, no? E gli ha detto, e Jan a pensare, come mi fai questa domanda? E lei l'ha portata e le ha fatto vedere questo tipo di architettura, il futuro, the brave new world, no? Negli anni 50.
Engel gli fa: ma te, io e te, qui, qui di casa non ci stiamo e non ci, non ci staremo mai, però voi architetti continuate a fare questo perché non vi piacciono le persone. E quello è il punto di partenza che Jan ha cominciato a pensare: perché facciamo environments in questa maniera? E quando penso all'Italia, quando Jan pensa all'Italia, dice: ma il punto di scoperta suo è l'Italia. E dice: ma la dolce vita, dov'è andata l'Italia? Che ci torna l'Italia. E ogni volta che in Italia mi viene a rompere le scatole, mi dice: ma che sta succedendo in Italia? Perché Engel e Jan sono nel 62-63 sono andati partendo da Siena, Piazza del Campo, a fare uno studio, il primo studio che ha fatto Jan, di come usiamo lo spazio pubblico. E ha detto: gli italiani sanno usare lo spazio pubblico per eccellenza. In tutto il mondo gli italiani sanno cosa vuol dire vivere nello spazio pubblico, o sapevano vivere nello spazio pubblico. Abbiamo una maniera di fare che cerca di mettere centrale a tutto quello che facciamo l'essere umano. Cosa di base, punto di partenza, che viene da tutti i 40 anni di ricerca che ha fatto Jan. Tutto quello che facciamo è basato su questi 40 anni di ricerca che Jan ha cominciato partendo dalla sua prima analisi di Piazza del Campo a Siena. La nostra metodologia è semplicissima: si parte con la vita, con la gente, poi si pensa agli spazi che è essenziale avere per creare quella vita, e poi pensiamo all'architettura. In tutto il mondo succede la rovescia: si parte dal progetto perché è dove sono i soldi. L'architetto, l'ingegnere della commissione fai la struttura. Se hai fortuna c'è la possibilità di fare un po' di spazio, e se sei proprio fortunato ci sarà un po' di vita. Al neighborhood, dal quartiere che ho visto questo pomeriggio, c'è architettura in abbondanza, anche abbastanza bella, le rifiniture bellissime, la pavimentazione è bellissima. Vita ce n'è? No. È difficile perché c'è stata la crisi, c'è tante cose. Ma sapete che se c'è qualcosa di bello, anche se c'è crisi, la gente ci va. Perché non deve spendere niente. Ci va perché c'è bello. Va in cima a una montagna, va in un posto, una piazza. Pensami che mangio a Firenze, che c'è da fare? C'è uno che ti rompe le scatole a venderti qualche cosa fatto in Taiwan. Ci vanno la gente perché c'è un bel posto. Perché? La crisi può avere un impatto, però c'è una domanda. Secondo me il punto di partenza non era la vita. Il punto di partenza era l'affare. Cosa facciamo con l'architettura? E la nostra esperienza è che quando quello è il punto di partenza, la vita non viene, raramente viene. Facciamo co-creation. Tutti i progetti che facciamo cerchiamo di fare co-creation, coinvolgere il maggior numero di persone, di attori che si può. Proverbio cinese molto bello: io sono qui che sto parlando, quando me ne vado la maggior parte di quel tipo evapora, ve lo scordate, naturale, quello succede. Se io mi metto a lavorare con voi, le probabilità che vi ricordate un po' di più. Se ci si mette a lavorare insieme, poi io mi metto da parte e sto a guardare, diventate autonomi. E non sto dicendo a voi, qualsiasi situazione, e dare knowledge transfer, la cosa più importante che uno può fare. Quello che facciamo noi quando andiamo a lavorare in giro per il mondo, uno dei nostri obiettivi è di diventare estinti. Noi lavoriamo in Cina, non vogliamo più lavorare in Cina, vogliamo che i cinesi fanno il loro lavoro da solo. Se uno ha fame e gli dà un pezzo di pane, gli dà il pesce, ti viene a chiedere il pesce. Se gli insegni a pescare, sono a posto. Noi cerchiamo, dal punto di vista di quello che facciamo, di insegnare, di dare questo knowledge transfer, così loro possono continuare a creare i luoghi, i posti che sono adatti per loro. L'altra cosa che parliamo sono 8-80, 8-80. Gil Pelarosa ha cominciato questa organizzazione, Gil è uno dei nostri senior consultants. Città per tutti,
un punto di analisi molto semplice. Se te vai in uno spazio, qualsiasi spazio, se te ci potresti lasciare la nipote o la figliola di 8 anni, o il nonno o la nonna di 80 anni, da soli, vuol dire che funziona. Se hai paura a lasciare sia la bambina di 8 o l'anziano di 80, c'è un problema. Devi chiederti perché. Naturalmente, se è un raccordo autostradale, non importa, ma se è uno spazio pubblico, un pezzo di città vero, vero, se uno pensa in quella maniera, facciamo l'analisi del centro di Trento, quanti posti saranno intuiti. E quello è un test molto importante da fare. Tutto quello che facciamo è basato su evidence, empirical evidence. Se non capite quello che dico, ditelo come si dice in italiano. Contiamo tutto, è una cosa incredibile. Quando facciamo del lavoro specialmente per le municipalità, i sindaci guardano, ma state calmi. E perché stiamo delle ore a analizzare, a contare quello che sta succedendo. Abbiamo dei principi base, che si parla dei luoghi in una maniera molto semplice, dal punto di vista sociale, dal punto di vista del copertine e dell'accessibilità. Abbiamo delle urban quality criteria, qualsiasi posto dove andiamo possiamo analizzarli. Questo è molto simile alla piramide di Maslow dal punto di vista di protection, comfort and delight, e qualsiasi posto può essere analizzato da questo punto. Si può fare un punteggio che è molto importante. Lavoriamo in tutto il mondo, questo è un piccolo snapshot, credo un paio di mesi fa, di dove stiamo facendo dei progetti, perché abbiamo questo know-how che viene da culture differenti. Sì, stranamente, stiamo cercando, 2 anni che stiamo facendo un po' di lavoro a Venezia, però sfortunatamente l'amministrazione si è fatta arrestare, che è stato un po' un problema. Queste sono le città dove abbiamo fatto la nostra analisi, Public Space, Public Life Surveys. New York, Londra, Mosca. E delle volte potremmo dire, ma lavorate soltanto nelle città grandi? No, facciamo anche le città molto piccole, perché non è, a scala è importante capirla, però il risultato dell'analisi è lo stesso, che sia Manhattan o Chongqing. È una cosa stranissima. La domanda che facciamo, o la domanda di solito quando io arrivo in una città, specialmente in Cina, il sindaco dice, che città dobbiamo avere? Dicono, no, sbagli. La domanda deve essere fatta al cittadino, voi, che città volete? Quella è la cosa di partenza. Se uno non pensa al futuro della città e il desiderio che ha della sua città, cosa succede? Altre cose diventano importanti. La visione, qui Mosè ha visto il cespuglio che brucia e gli dice vai in Egitto, cioè sapeva dove andare. Io vedo città in tutto il mondo dove sono smarrite, non sanno cosa vogliono essere, e se non sanno cosa vogliono essere diventano Las Vegas, perché i poteri di, che sia la Coca-Cola, la McDonald's, i motori economici tirano in quella direzione. E sai, Las Vegas va bene a Las Vegas, nel deserto. Secondo me Trento non dovrebbe essere mai Las Vegas, ma non la conosco bene. Però i cittadini, i politici di Trento, devono decidere qual è il futuro di questa città. Lo conoscete questo signore? Io ho avuto il piacere di fare del lavoro quando era presidente della regione di Treviso. E disse questo, gli chiesi perché aveva chiesto a me di andare a fare parte di un comitato scientifico. E dai, devo essere onesto, dal punto di vista di politica mi faceva paura, non lo capivo quello che pensava. E quelli sono fatti suoi, non posso passare giudizio su quello. Ma quello che sono rimasto molto sorpreso, la cura che aveva per il suo cittadino di allora e nel futuro. E mi disse, io devo pensare ai 25-50 anni, quando tutto viene fatto da un'altra parte, non viene fatto in un momento, viene fatto da un'altra parte. Cosa si fa qua?
cosa succede al futuro di questo posto? E diceva, bisogna capire che bisogna rimanere competitivi, però bisogna capire cosa vuol dire quello, perché se vogliamo fare un paio di scarpe a 50 centesimi, un euro, per fare competizione con i cinesi, sbagli, non ce la farai mai, devi capire cosa c'hai, qual è il tuo asset base, come puoi andare avanti. Tutte le città, si conta quello what you care about, che ti vale. Tutte le città hanno dipartimenti che ti possono dire quante macchine ci sono, qual è la prognosi di quante macchine ci sarà, qual è il flusso, sono tutto delle macchine, quanti parcheggi. È una cosa molto strana, molto interessante, però c'è soltanto due città che conosco che hanno dipartimenti che si occupano dello spazio pubblico, della vita pubblica, Copenaghen e Barcellona. E non è una sorpresa che quei due posti, quando vedi gli indici di vivibilità nel mondo, sono sempre posti che funzionano bene. Sicché you measure what you care about è molto importante. Se non ti importa, non lo misuri, non ci pensi. Jane Jacobs, contemporanea con Jan, diceva questo, che è una cosa molto importante. Dice, ma perché dal punto di vista della pianificazione continuiamo soltanto a fare gli sbagli, non impariamo dal successo? È una cosa molto interessante, perché quando io vedo anche quello che mi hai fatto vedere oggi, Emiliano, c'è tanti sbagli che sono stati fatti in tutto il mondo che si sono stati ripetuti con una pelle differente. Il principio di quello che ho visto questo pomeriggio lo vedo in tutto il mondo. È una cosa molto semplice. Chi di voi, c'è tanti architetti che non lo so se funziona, manda una cartolina quando va in vacanza, mettete la mano su. Chi fa la foto? La stessa cosa, no? È una cosa che noi, come una specie, abbiamo questa mania, se vediamo qualcosa che ci piace, di si fa. Prima si mandava la cartolina e si diceva quanto è bello qui, la prossima volta viene anche te. Ora si fa la foto, si mette nel computer e non si guarda mai. C'è questa, vogliamo condividere le cose belle che incontriamo. È una cosa molto semplice e molto naturale. Queste sono quattro cartoline di una città che ho avuto l'onore di lavorare, Edimburgo, in Scozia. Cosa vedete? Un castello, bello, una banca, l'80-90% di quello che vedete sono case, case normali, case a quel tempo che erano quello che succedeva normalmente. Queste sono quattro cartoline della nuova Edimburgo, chi le manderà? Nessuno. C'è qualche cosa che non va. Non lo fate. E chi le fa? No, questa è la realtà che succede. No, ma se vai mai a Edimburgo, vai a Millennium Point e vai a fare una passeggiata lì, fa paura come posto. Appartamenti che costavano milioni di sterline quando l'hanno fatti non ci costa nessuno. È sul fiume. Sì, in tutto il mondo. Ma c'è qualcuno che dice che guarda, guarda bello il riflesso, no? Che me ne frega il riflesso? È buono, è buono, è posto. Se che c'è? E c'è qualcosa di più. Quattro città in quattro continenti, nessuno mi sa dire né il continente né la città. Quattro posti in due continenti, tutti mi sanno dire dov'è. Non sto parlando di architettura, sto parlando di qualcosa che è molto più profondo di architettura. Pisa. Questo è un filmato, un film di già totalmente illegale, Pisa in Jacques Tati nel 1965. Jacques Tati diceva a noi qualche cosa, non so se lo conoscete, a parte che a me il film mi fa ridere. È la storia di questa signora e credo 18 turisti americani che vanno a Parigi. È appena entrata in questa agenzia di viaggi, ha fatto la foto a questa struttura,
davanti all'agenzia di viaggi. Jacques Tati diceva nel 65: ehi, calma, state rovinando il mondo, lo state facendo tutto uguale. Abbiamo imparato? Secondo me no. E io la sfortuna o la fortuna di girarlo tanto il mondo. E uso questa citazione con i politici. Essere matti e fare la stessa cosa tutti i giorni e aspettare un risultato differente. La distruzione di un municipio, di un governo regionale, anche di un'università. Quello che insegniamo all'università è la stessa cosa, a parte se non fa ricerca, è la stessa cosa tutti i giorni. E se vuoi qualcosa di differente, devi capire che devi fare qualcosa di differente, che è molto difficile. Allora, noi parliamo di placemaking, la creazione di luoghi, che ci sono dei posti belli. E uso placemaking nel mondo inglese quando uno dice design, tante persone scappano, perché dice sono un designer. Vuol dire che costi più soldi, fai più problemi. Invece se parli di qualcosa di placemaking, è una maniera differente di descrivere lo stesso corpo. Lo conoscete, questo signore? Henry Ford. È sempre una buona idea avere qualcuno per dare la colpa a tutti i problemi. Il punto di vista mio è che dal 1940, dal 1930, non abbiamo creato posti di qualità veri, davvero nuovi. E è colpa di questo signore, non è colpa sua, è colpa di Taylor. La metodologia che hanno inventato loro, che è molto intelligente, è di smontare tutto in componenti e farli fare separatamente per rimetterli insieme. Taylor lo so. Questa è la citazione che ho avuto la sfortuna di leggere. Dice: fino ad ora l'uomo era importante, da oggi in poi il sistema sarà importante. E quello è dove è cambiato tutto quello che facciamo. Il sistema è più importante dell'individuo, della persona. Le città sono diventate sistemi dove la persona non conta più niente, è uno degli elementi della città. Conoscete Corbusier? Dal punto di vista mio, era un designer, un progettista molto abile, molto bravo, però come pianificatore non lo so. Questo è il suo progetto per Parigi e se aveva avuto successo l'avrebbe fatto, quante persone andavano lì a fare la foto? Quando uno va a Chandigarh, in India, ci trovi soltanto architetti a fare le foto. Non ci va nessun altro a fare una foto. È una foto incredibile. Ci sarei di casa? Sì? Va bene. Ci vuole tutti i tipi in tutto il mondo. Ci sono di casa? Ci sono i tessuti di residenziale. Uno quando guarda la popolazione di Chandigarh, molte persone non ci vogliono stare. Abbiamo preso questa metodologia di tela, che è di frammentazione, e abbiamo creato questi silos. Questo è un municipio dove abbiamo i pianificatori, abbiamo quelli che fanno le scuole, i servizi sociali, le strade, l'infrastruttura, e tutte queste persone lavorano molto efficientemente per fare le migliori strade, le migliori scuole, le migliori, quello che hanno l'etichetta sul silo. È un grande problema. Perché ognuno di queste professioni hanno il suo libro sacro, che sia il Corano, che sia la Bibbia, che sia qualsiasi cosa. E te, io questo lo vedo in tutto il mondo. Vai a un incontro, c'è l'ingegnere, c'ha il Corano, l'architetto c'ha la Bibbia, il paesaggista c'ha il Sanskrit. E sono convinti che non possono sgarrare dalle regole che sono scritte lì, perché sennò viene giù Dio che ti brucia. E io gli dico sempre: ma secondo te queste regole chi l'ha fatte e perché l'hanno fatte? L'ha fatto un uomo come te o una donna come te per creare un mondo migliore? Se queste regole non stanno creando un mondo migliore, quello che devi fare, bruciale e comincia da noi. Io vedo una situazione in tutto il mondo dove tutte queste regole, sai, in ogni paese c'è una variazione incredibile di queste cose,
diventa così, quando te devi fare una decisione non la puoi fare perché c'è troppi conflitti in queste regole, perché quello che vuole il pianificatore è totalmente differente da quello che vuole quello che si occupa del movimento del trasporto, e ci si sperde e non si capisce che la situazione è molto semplice. L'altra cosa che fa la cosa molto più difficile è dal punto di vista di come mandiamo avanti i municipi e le città. È molto semplice, cioè la persona che si occupa dello sviluppo economico, del commercio della città, scusate, come mai è stato? E poi c'è l'altra parte, il yin e yang, che si occupa, scusate, di placemaking. Siete voi, no? I designers, gli ingegneri, e la signora dice, ma voi non capite niente della realtà della città, se la città non fa soldi muovere. E il designer dice, ma quella non capisce niente perché l'unica cosa si preoccupa è di fare soldi. Ma la realtà, se non si coesiste, non si sta insieme, non si va avanti. Questi poli, se sono estremi, vuol dire che il posto muore. Il paesaggio, il posto, il territorio è la cosa più importante che abbiamo. E quello che io ho visto, e chiamo false efficiency, per la maniera di pensare dal punto di vista di Taylor, e viene tutto ridotto a una cosa molto semplice, a uno spreadsheet. Se io ho visto, in vita mia, ho fatto progetti, sono andato al consiglio comunale, il progetto è stato fatto on time and on budget, in tempo e per il budget allocato. Mi hanno dato un bel, bravo, bravo, fatto bene, ecco le altre fanno. Ma siete andati a vedere il progetto? È andato bene? No, temi qua, va bene. Ma è una cosa incredibile, lo vedo in tutto il mondo. Te da professionista, se te raggiungi quei traguardi, anche se il progetto non va bene, la maggior parte delle volte dicono, va bene, vai avanti. Non c'è una consapevolezza che the financial equation produce qualcosa che ti fa saltare il cuore. E il design, la soluzione è unica perché con un'impronta digitale è specifica al problema di quel posto. Ma quello che facciamo quello, funziona bene qua, funziona bene dappertutto. Ci scordiamo l'importanza dell'identità delle persone che useranno queste cose. Sai, in Italia questa foto forse non funziona perché le salsicce sono abbastanza buone, ma tutto il mondo c'è questo modo di fare, metti tutti gli ingredienti nella macchina, esce fuori la città buona. No, bisogna avere la ricetta bene, bisogna avere un po' di passione, bisogna capire quello che si sta cercando di fare. Questo è il tipo di mondo che stiamo creando in tutto il mondo. Io lo vedo dappertutto, e questo è, non c'è male. C'è dei posti nel Sud America, in Cina, dove questi sono palazzi, che c'è un po' di spazio pubblico, c'è qualcosa. Ma chi la manderà la foto da qua? Questo è il futuro che stiamo creando, e lo vedo in maniere differenti in tutto il mondo. Stiamo creando una situazione impossibile, che l'unica maniera che possiamo vivere e con questi oggetti qua, perché le distanze che stiamo creando non sono possibili. La frutta è importante, se gli si dà il punto di importanza nelle città, e se questo è il futuro che vogliamo, stiamo facendo la cosa giusta. Però quello che succede, abbiamo paura, usiamo la tecnologia per farci sentire più sicuri. Questo è un sintomo, un grandissimo problema, e lo vedo in tutto il mondo, perché questa non è la soluzione. La telecamera non ti fa sentire sicuro, e non funziona. Questo è un signore architetto, in Gran Bretagna ci vuole 7 anni per diventare un architetto, lunga, per fare pianificazione, 4 anni, e sono io, sono l'esperto, conosco tutto. Lui è il responsabile per quella struttura, è stata buttata giù perché non ci voleva stare nessuno. Il problema è che andiamo all'università col cervello così,
dopo 4 anni in Italia, 7 anni che ero in Italia, il cervello così fa una cosa sola, fa l'architettura, fa le pianificazioni, fa le strade. Ti scordi di essere un essere umano che circola e usa la città in una maniera reale. Una bambina di 5 anni ti può dire le schiferie quando le vede. Questo è un esempio britannico, ma ti posso far vedere esempi. La rotonda con lo scoiattolo là, che mi hai fatto vedere. Che senso ha? Non posso capire perché c'è la mania delle rotonde, che è un'invenzione americana, che non funziona neanche in America, le stanno levando, e in Italia ogni volta che torno in Italia c'è 100 più rotonde. Le rotonde sono contro l'uomo, sono adatte solo per la vettura, e metterle in città è criminale. Cambiamo il tessuto urbano per ragioni di logistica. Vi fa vedere, questo è un quartiere in Gran Bretagna circa anni 80, non ci sto di casa, ma per esempio questa è macchina mia, no? Emiliano mi ha visitato sulla macchina. C'è una ragione per questa zona che ha queste sembianze, perché tutti possono avere una macchina, tutti possono avere una persona che li visitano, vuol dire che ci vuole tutto questo spazio, se no la situazione non funziona. Il martedì mattina succede un guasto e c'è qualcuno che viene a scavare la strada. La teoria dice che il posto deve funzionare, se ci vuole lo spazio, se no blocca tutto. E succede un incendio, il vicino di casa gli si brucia la casa, tutto deve funzionare. Teoricamente se si blocca sono guai. E poi lunedì mattina, quando viene la nettezza urbana, è disegnato per facilitare il movimento in una maniera teoretica. È quello che chiamo multiple simultaneous flush syndrome. Non lo traduco, ma ve lo spiego. E questo lo so, in Gran Bretagna, se tutti vanno in casa allo stesso momento e fanno lo sciacquone, le fognature non funzionano. Overflow, come si dice overflow? Allora, perché lo sanno che quello, anche se succede, lo risolvono, ma non succederà mai. Allora, perché creiamo i posti in una maniera teoretica che forse non succederà mai? E se succede qualcosa ci si adatta, non è? La teoria è una teoria, bisogna guardare la realtà di quello che si sta creando. Si parte da un tessuto urbano così e per l'efficienza creiamo un tessuto urbano così. È un grande problema, perché oggigiorno in Italia, in tutto il mondo dove vedo pianificatori, architetti, ingegneri stanno ancora correndo a cercare di creare il mondo in quella maniera. E si sa che non funziona. Il mondo è pieno di questi sbagli. Questo è Hume in Manchester, una zona dall'Industrial Revolution del 1900. E la cosa importante di questa Saga Grande, questa strada qua, che è strana, no? E quello che è successo per essere efficienti, hanno fatto quello. Modernismo, bam. Negli anni 80 ci sono stati un tumulto, sono morte delle persone, a Toxteth, più vicino, e il governo di Thatcher ha detto qui non si può più andare avanti, bisogna cambiare, hanno fatto questo. Questo è un tessuto urbano che è compliant, rispetta tutte le regole, la Bibbia, il Corano, tutto. Ma la cosa che se uno guarda, questa strada qua era importante perché c'era della memoria. Quella forse era la strada dove il pastore portava le pecore in città per fare qualcosa. C'era qualcosa di importante in questa strada. E quello che è successo è stato cancellato. Questa è un'invenzione, questa è Disneyland. Gli do 20 anni e bruciano anche questa. Perché non capisce cosa vuol dire stare in questa parte del mondo. E quello che Jan chiama budget architecture. Te da architetto voli da ingegnere a 100.000 metri, butti giù Zaidit, è favoloso a fare questo, butta giù le sue cacate e sono belle, no? Ha fatte lei, che se non devono essere belle. E Brasilia, Lucio Costa, come Chandigarh. Io quando studente ero affascinato da questo, la
il master plan favoloso di Costa, con queste strutture incredibili di Niemeyer, e ora ci sono stato. E a dirti la verità, non ci voglio tornare. Ci abbiamo del lavoro vicino a Brasilia. La cosa molto interessante è che, come Chandigà, è patrimonio dell'UNESCO. Non si può cambiare niente qua. Non ci può stare nessuno. È un posto che fa paura. C'è delle belle opere d'architettura, però, a dirti la verità, fa schifo. Creiamo questi deserti. L'ho visto uno oggi. Il verde è bello. Ma guardare la montagna mi dà più soddisfazione che guardare un prato così pieno di merda dove se piove ci rimani impiantato. È una cosa che non capisco. I pianificatori, tutto il mondo, hanno questo pallino che il verde uguale bellezza, no? Verde se è utile, se è usabile, se è desiderato, se è mantenuto. Sicché la situazione è molto difficile, no? Ma non è. Degli esempi che devo fare attenzione, ma li fo, perché gliel'ho detto a questo signore, ho avuto il piacere dopo di fare vedere queste due slide che vi fa vedere, ho fatto cena con lui e gliel'ho detto, e mi ha detto, ma forse hai ragione. Quando ero uno studente, le banche che faceva Adolfo Natolini, a me mi piacevano molto, mi parlavano della storia della Toscana, dei materiali, certe cose interessanti. Però poi ha fatto questo affare qua, uno dei primi centri commerciali d'Italia, i Gigli a Prato, lo conoscete? Bellissimo, no? È una cosa, guarda, incredibile. E io ho detto, ma Gigli è la morte della città. Sta facendo finta, ci fanno il palio nei Gigli. Ma oh, siete matti. È una cosa da far paura. E gliel'ho detto al maestro Natalini, ma qui non va. E ho detto, ma è un lavoro, ma l'ha pagato bene. E va bene, la responsabilità civica dove è andata? Perché davvero i Gigli stanno succhiando la vita a tutti i paesini e le città intorno. È una cosa molto semplice. Questo è un... È bravo come architetto, ha fatto delle cose molto belle. Io, quando i bambini erano piccoli, andavo tutti gli anni nel Cilento a fare vacanza, e un anno un mio amico mi ha fatto, devi andare a vedere l'ultima opera di Renzo Piano. Gli ho detto, davvero? Che cos'è? Ha detto, il vulcano buono. Non hai sentito? Ho detto, no, devi andare. Mi ha mandato le informazioni. Allora tornavo, andavo in Toscana, tornavo da vedere degli zii e mi sono fermato a vedere il vulcano buono. Il vulcano buono, mamma mia. E se non ci siete andati, non ci andate. Guarda qua. Sono arrivato lì, era luglio, credo 27 di luglio, ho parcheggiato la macchina qua, sarà stato un 38 gradi. Quando sono entrato dentro mi friggeva il cervello, era una cosa, guarda, incredibile. C'era il raccordo, raccordo autostradale, molto essenziale, come è Kia, se non c'è il raccordo autostradale non funziona. Questo oggetto, che una volta che sei dentro c'è delle qualità, non posso dire che non ci sono delle qualità. È pieno di signorini che vanno a fare lo shopping, ma sta ammazzando tutte le città negli intorni. È come un vampiro, sta succhiando il sangue da tutto. E poi i sindaci della zona si sorprendono che le loro città non vanno avanti, inventano le notte bianche cose del genere per portare un po' di vita in città. No, cosa molto semplice. Non dare più il permesso a questo tipo di cosa. Non importa la firma, se sia Franchieri, Renzo Piano, non importa. Questo è uno sbaglio. Questo sta distruggendo il tessuto urbano, la cultura urbana. E non è soltanto. Peter Eisenman, di nuovo un'altra persona che quando ero studente mi faceva pensare, pensavo che era una persona molto... è una persona molto interessante. Ho avuto l'opportunità di far cena con lui, ci ha portato poi a fare la sua relazione e ci ha fatto vedere la città della cultura, Santiago di Compostela, la conoscete? Santiago, bellissima città, i cammini, roba del genere, e ha fatto vedere, come prima cosa, ha levato il cucuzzolo a una collina, non so se si può giustificare quello. Sai, c'ha delle cose che ha sempre fatto, su Cartesian Graph, architettonicamente c'è delle cose interessanti, però c'è un grandissimo problema.
Questo è un centro commerciale e culturale, sta ammazzando Santiago. Il cinema, la biblioteca, il teatro, il museo, sono tutti qua. Prima te potevi scendere di casa, anche se c'avevi un passeggino, andavi al cinema, andavi al teatro, usavi la città, ci portavi la visa. Ora devi prendere il tassi, la macchina, l'autobus e andare là. Parcheggiare la macchina al parcheggio, vai, fai la cultura, torni in città. Dopo l'intervento, prima domanda, Peter, mi puoi dire cos'è la differenza tra questo e Vulcano Bono? Ha fatto 45 minuti a cercare di convincermi che era differente, alla fine della conversazione ha detto ti mando dei biglietti aerei, si va insieme e te lo fa vedere, sto ancora aspettando biglietti aerei, perché no, è uguale. Questo, di nuovo, non importa quello, il lego, l'etichetta che ha, sta distruggendo la città. Per farvi vedere, questo è Copenaghen. Copenaghen è una favolosa città, ma ci sono sbagli anche lì. Ora state, la città nuova di Copenaghen. Questa è come si arriva, con la metropolitana che viene fuori dalla terra, non c'è il guidatore che delle volte fa un pochino di effetto. E questa è la strada principale di questa nuova zona residenziale di Copenaghen. E c'è la piazza principale, che è Fiskerplatz, lì. Eccola lì. Bellissima, no? E questo è il nuovo centro della città e fallisce totalmente. Infatti la municipalità di Copenaghen ci ha chiesto a noi di dargli delle idee perché funziona, perché non funziona. È molto semplice, quando uno guarda le dimensioni della piazza, è abbastanza rispettabile, c'è un bel po' di spazio. La qualità è granito, è fatta bene, perché non funziona? Te guardi, cosa c'è di interesse? Niente, c'è questi muri con senza fine, non c'è contatto umano, non c'è niente. C'è un grande centro commerciale che sta molto sulla piazza e la vita è tutta lì dentro, perché la piazza muore, non c'è nessuno, non c'è niente da fare. Difatti quando uno guarda la piazza qua, il parcheggio, c'è due entrate, in tutto quello spazio c'è due porte. Naturalmente non funziona, non c'è niente da fare. C'è la stazione del metro, del treno, degli autobus, ma non c'è niente da fare, non ci vuole stare nessuno. E noi abbiamo cominciato a contare le persone e come usano lo spazio. Questo è un flusso normale. Quante persone ci sono? 7-8 mila in un giorno, che non è niente per un centro del genere. Questo tipo di qualità di environment, noi abbiamo un punteggio e non c'è niente, non ci sono posti dove mettete a sedere. Questa povera signora è sotto quelli degli amatori che si baciano lì. E noi gli abbiamo dato delle raccomandazioni molto semplici. Quello che sta succedendo alle città in tutto il mondo, questo sono io da bambino, e sono cresciuto organicamente fino a che sono arrivato a 20 anni, e a 20 anni ho cominciato a espandere, a diventare grasso. E il problema è che se continuo a fare quello, arrivano questi cancerous growth, questi nodi di cancro che mi uccidono. E questo lo stiamo facendo alle nostre città. Le città non le cresciamo più, gli diamo gli steroidi e le facciamo allargare e le stiamo ammazzando. E poi ci sorprendiamo perché le stiamo ammazzando. È quello che chiamo the big shed theory of economic development. La teoria dell'economia dei capannoni. Te costruisci un capannone che fa affari e tutto va bene. No, perché nessuno ci può stare un capannone. Lo conoscete Steve Jobs, no? Lui diceva sempre che a Carpenter, un ragioniere, uccide una grande ditta perché non vuol prendere rischi, vuol sempre fare la stessa cosa. Quello che faceva Apple faceva crazy new shit. Il ragioniere vuol fare quello che ha sempre fatto. Le città devono cominciare a capire che devono cominciare a reinventarsi per essere vive. Abbiamo delle decisioni molto difficili.
Io tutte le volte che vengo in Italia compro troppe scarpe, torno a casa, la moglie mi guarda le valigie, no? Se conosco la decisione che deve fare lei. Bisogna decidere che futuro vogliamo. E quella cosa è importante da ricordarsi. Non importa come arrivi in una città, che sia un treno, un aereo, un elicottero, la maggior parte di noi abbiamo la fortuna di diventare pedoni. È una cosa essenziale di capire. Questo è il futuro che volete, scegliete, you're welcome. Se volete quello è una cosa differente, dovete cambiare quello che fate. È una macchina italiana che è buona, ma questa ti brucia soldi, ti fa diventare grassa, quello brucia il grasso e ti fa sano. È una cosa importante in tutto il mondo, forse in Italia meno che in altre parti, no? In America, nel Messico, lavoriamo là e c'è una situazione incredibile che vai in macchina al centro di fitness per le scale mobili, per fare un'ora al matto a saltare, a sudare, per tornare in casa a comprare una McDonald's per diventare più grasso. È una cosa da pazzi. Cosa ci fa sani? Semplicissimo. Stare fuori, aria fresca. Qui, cavolo, ci avete un invito ad andare fuori con quelle montagne, se non lo fate qua. Esercizio regolare, 3 volte alla settimana, 20 minuti di esercizio, è provato di allungarti la vita. Ma non vuol dire mettere la bicicletta, andare a correre da matti. Basta portare i bambini a scuola, cani per una camminata. Semplice, che sia 10.000 passi o no, c'è un dibattito. Una cosa molto importante è incontrare persone in una maniera positiva, che succede non quando sei in macchina, ma quando cammini per strada e capisci e vedi un'altra persona. E c'è un mio amico che fa queste ricerche, un abbraccio, ed è una cosa incredibile, una cosa che culturalmente in Italia si fa, ma in Svezia o in Danimarca non si fa. Quando uno abbraccia qualcuno, gli ormoni dello stress vanno giù. Contatto umano è una cosa più essenziale, che e se non c'è lo spazio pubblico che dà le possibilità di avere il contatto umano, si diventa matti. Smoke Therapy, questo mostro che esiste in tutto il mondo. In tutti i paesi del mondo i governi stanno spendendo migliaia di euro per combattere i problemi del fumo e della diabete. La cosa molto interessante è che quando uno guarda quello che ammazza più persone in tutto il mondo, it's lack of mobility, come si dice, low fitness, poco esercizio. E qui dici, ma cosa ha a che fare con l'urbanistica? Se la tua città non invita le persone a camminare, a andare in bicicletta, le stai ammazzando. E costa molto meno a fare quello, a dare questo invito di camminare, di andare in bicicletta, che a combattere il fumo e la diabete. Allora, le città sono quelle persone. Il punto di partenza è di capire cosa è una persona. 6.000 anni fa siamo diventati bipedi. Abbiamo 2 gambe, camminiamo in una direzione dritta. Quando ho cominciato a camminare, il cervello ha cominciato a crescere. Semplicemente, avevo 2 braccia, potevo ammazzare il cinghiale, metterlo in spalla, tornare al villaggio, dare da mangiare ai miei vicini, perché la proteina ha fatto crescere il cervello. A questo punto abbiamo cominciato a cantare, a ballare, a scrivere. Il principio della cultura è totalmente legato all'abilità di camminare. Francesco Caderi, l'architetto romano, ha scritto questo libro che è favoloso, Walking as a First Aesthetic Practice. E molto semplicemente, quando abbiamo cominciato a camminare, ci dovevamo ricordare di dove tornare. Allora, rompo il braccio dell'albero così so dove tornare. Tira il vento, casca giù, non torno mai a casa. Allora metto 3 sassi e mi ricordo la strada. Arriva il vicino e fa, ma questi sassi sono brutti, ce ne metto 4, mi fa più bene. La nostra maniera di pensare esteticamente è totalmente legata alla maniera che noi camminiamo, che circoliamo. Il territorio e la nostra abilità estetica sono totalmente legati. Abbiamo una velocità massima di 32 km all'ora, che è molto importante. Chi si ricorda di questa sensazione?
chi nell'ultimo mese è stato su un'altalena? Mamma mia, tutta a casa sull'altalena. È bellissimo perché andiamo più veloci di quello che siamo disegnati. Vuol dire che è molto seduttivo, la velocità è una cosa molto seduttiva, però è una cosa molto pericolosa, perché noi siamo disegnati per avere un impatto a 32 km, rimetterti in piedi e continuare. Se vai più di 22, Vision Zero dalla Svezia è una cosa molto interessante, a 32 km, 1 da 10 non si alza, ma te quando vai più veloce la mortalità diventa incredibile. Ma la cosa importante è naturalmente di evitare le persone che muoiono, però la percezione di una vettura, di qualche cosa che va più veloce di 32 km, dà un messaggio immediato nel reptile di non ci stare. La miglior maniera di far andare via le persone è averci le macchine che vanno più veloci di 32 km all'ora. Le persone se ne vanno in un'altra parte, a parte il rumore che creano. Camminiamo guardando in giù. Questa è una strada unica, quei sassi sono grossi così, se non guardi giù ti sarà il naso perché ci picchi la faccia. 6 milioni dopo siamo esattamente uguali, siamo molto lenti, abbiamo 5 km all'ora, siamo molto fragili, se qualcosa ci picchia più di 32 km all'ora si muore. E le culture in tutto il mondo sono differenti. Yan dice sempre, a Kuala Lumpur le persone ti stanno molto vicine, in Svezia se vai più vicino di così ti dicono c'è qualcosa che non va, non mi stare più vicino. In Italia siamo un pochino più vicini, no? Il clima cambia in tutto il mondo, però la maniera che usiamo lo spazio pubblico è uguale, totalmente uguale. A 5 km all'ora i nostri sensi sono totalmente importanti. Oggi, andando a giro per la città, qui, c'è delle zone dove non sentivo neanche Emiliano parlarmi, altri punti dove sentivo una fontanella, sentivo gli uccellini, e il livello di stress va giù, perché il rumore è una delle maniere più facili di creare uno stress in una persona. Abbiamo un cono di visione che dà un orizzonte di 3 metri, che è molto importante, che lo vedi quando cammini in città qua. L'interesse è lì, vuol dire se c'è qualcosa di interessante guardi, e se guardi spendi. Il commercio è importante, non è essenziale, ma bisogna capire come arrivare a quel punto. Siamo molto semplici, se non abbiamo uno stimolo ogni 4 secondi ci si mette a dormire, non importa. E bisogna capire che lo stimolo ci tiene svegli e crea memorie. Questa è Anne Jacobsen Central Bank a Copenaghen, bellissimo, un marmo di Carrara, un'opera architettonica favolosa, sono andato là, gli ho fatto una foto, non è che non ci torno mai, perché quando porto le persone a Copenaghen lo fa vedere, però non ci voglio stare, che c'è? Il piccione c'ha più da fare che io lì, no? Però questa strada, volto l'angolo dall'ufficio, c'è questa strada che ci passo tutti i giorni, perché ci vedo qualcuno, c'è qualcuno, c'è qualcosa di differente, c'è un po' di vita, mi attrae, ci voglio andare, l'altro posto non ci voglio andare. Questo ritmo, questo stimolo, quando uno fa un'analisi di un'architettura antica, esiste. Non voglio dire che bisogna cercare di copiare l'architettura antica. Quelli che fanno centri commerciali, queste cose, le sanno totalmente. Fanno ritmo, ci mettono musica, ci mettono profumi, e non ci piove. Di nuovo non sto cercando di dire che i centri commerciali sono una cosa buona, ma bisogna capire il successo che hanno, perché capiscono cosa vuol dire essere un uomo e come si funziona. Chi si ricorda della casetta delle mamme? Quando ero piccolo io giocavo sempre in Gran Bretagna si chiama Wendy House, della mia sorella, mio padre mi faceva, ma c'è qualche cosa qua? No, ci giocavo perché ti fa sentire piccolino, la misura è mia, ci stai bene, ci giocavo dentro, ci facevo la miscela spaziale, era un posto mio, perché era la sua misura data. Da studente, quando il Grand Arch a Parigi è stato finito, sono andato là con la mia ragazza, ho fatto la foto, sai, per il caffè, sono tornato in città.
perché non c'era niente che mi ci teneva. Ecco un fallimento di qualcosa qui. Le distanze sociali sono cose molto importanti. Questo sono io, il politico, il prete, conosco tutto, vi sto dicendo le cose più importanti che sentirete mai, ma la cosa interessante è che quando uno ti viene vicino e gli vedi gli occhi bianco degli occhi, capisci la persona in una maniera totalmente differente. E queste distanze sono molto importanti come capiamo il mondo e vengono tutti dalla distanza, dal seno di una donna agli occhi. Quella distanza del neonato si capisce tutto il mondo. The human scale, the social field of vision, è una cosa molto importante per noi. A 100 metri puoi capire se è una tigre o se è un uomo. A 50 metri puoi capire se c'ha una sciabola o un ombrello. E noi creiamo degli spazi dove non diamo opzioni alle persone. Te cammini per 100 metri, non c'è possibilità di scappare. Il tuo cervello immediatamente dice non c'è andare. La città normale ha sempre opzioni di dove andare e come fare. Malmo a Copenaghen è disegnato sui principi di 5 km all'ora. Io la prima volta che Jan mi ha detto di andare, sono andato con la macchina qua. Notate che non ci sono cartelloni, non ci sono strisce, non c'è niente, no? Ma io sono andato almeno 5 km all'ora perché questi massi di granito ti sfasciano la macchina. Tutti vanno piano, i bambini giocano per strada qua. Quello che continuiamo a fare, prendiamo un environment da 60 km e lo infiliamo nei posti da 5 km e creiamo questa tensione. E quello che sta succedendo fino ad oggi, il 60 km allora vince, il 5 km non vince. Ci sono città tradizionali, una volta che uno lascia stare la città viene invasa, una volta che è invasa viene abbandonata, perché tutti vanno al centro commerciale, vanno a abitare nella suburbia e non c'è più ragione che ci sia città. Una volta che la città sparisce non tornerà più. E quello che facciamo noi è che andiamo a cercare di riconquistare le città. Questo è The Hague in Olanda. L'anno prima questo era un parcheggio, qui c'è la tranvia. Sono stato qua a fare un caffè, è passato un tram, andava a 3-4 km all'ora, non ha fatto il giornale, non si è neanche mosso. Perché capivano o capiscono qual è l'importanza del the human scale e dell'environment per le persone. È molto semplice. California, un esercizio molto semplice, questa è una zona commerciale, negozi, one way, senso unico, senza marciapiede. Come si può cambiare la cosa? Semplicemente. Fai una situazione dove se c'è un passeggino delle borse con la spesa ci puoi camminare per bene. Se ci metti le altre strutture comincia a avere le sembianze di un posto dove uno potrebbe pensare di starci. Io qua non ci voglio mai andare. Qui forse. Scusa, la cosa interessante è che quando vai da senso unico a doppio senso, la velocità delle macchine va giù, è più facile attraversare la strada, c'hai più passive supervision in due direzioni e se ci dai un po' di più di intensità eventualmente diventa un posto così. Ho fatto un bel discorso di mercati stamani che è una cosa molto importante nel futuro del credo delle città. E bisogna capire se c'è l'unico attrezzo che hai, un martello, tutti i tuoi problemi saranno chiodi. Devi capire che il mondo è molto più complesso. Allora, il successo. Ho parlato chissà per quanto tempo, forse troppo, non lo so, non me lo dice. Vi faccio vedere degli esempi perché questa è la nostra filosofia, la nostra teoria. Io in tutto il mondo e parlo con sindaci, e c'hanno sempre in Monaco questa piccola pubblicazione che viene da Londra. E loro ogni anno fanno the top 25 global cities, le città più vivibili nel mondo, le 25 città più vivibili nel mondo. E tutti i sindaci guardano dove sono, no? questo league table. La storia di Copenaghen. Come mai Copenaghen c'ha questa reputazione di essere questo posto così importante? La cosa importante è che tutti vanno in bicicletta, che se è un uomo d'affari con vestito, io vado in ufficio vestito così, non c'è problema.
quelli che stanno al cielo vanno in bicicletta, gli immigranti vanno in bicicletta, le mamme regolarmente vanno in bicicletta, anche i papà, le famiglie vanno in bicicletta. Cosa più importante, quando vedi una situazione così sai che c'è un livello di successo. Quelli che all'asilo portano i bambini in bicicletta, quelli che fanno l'amore vanno in bicicletta, d'estate tutti vanno in bicicletta, ma anche d'inverno, e quando piove non c'è un problema, abbiamo inventato gli ombrelli, basta andare piano, non c'è problema in bicicletta. Non è una questione di lycra, scusate, non è che bisogna fare tutti i fans per andare in bicicletta, uno lo può fare, ma quando va in città non è essere un daredevil, non lo so dire daredevil in Italia, in italiano, non è questo, sei il guerriero urbano. Si comincia molto giovani ad andare in bicicletta e fino a essere molto vecchi, vedi le signore di 90 anni che vanno in bicicletta, ma non era sempre così. Questa è una foto del 62 a Copenaghen con Sylvester a Nova York, il Cadillac, il Traffic Cop. Questa era Copenaghen, stavano seguendo lo stesso sogno che sfortunatamente si continua a seguire in Italia, the American Dream, no? Questo è lo stesso posto oggi, Stroget, un posto per le persone. Come esempio, chi è stato a Copenaghen? Conoscete Nijmegen? Il piccolo porticciolo, molto bello. Era un parcheggio con 180 macchine. Quando Jan ha cominciato a parlare al sindaco di cambiare questa zona, il sindaco gli ha detto calma, 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 sei un architetto, che capisci te dell'economia della città? Questo è un parcheggio per 180 macchine. Pensaci, 180 per 365 per 750 colone, quelli sono un bel po' di soldi che te porti via la città. Come puoi permetterti di pensare di cambiare questa zona che ci rende? Questo è Nijmegen oggi, è una destinazione di più di 8.000 persone, 16, ma molto di più. E la città direttamente non prende un reddito, però i ristoranti, tutti stanno facendo più affari. È un posto molto interessante, forse un pochino troppo turistico, però persone ci vanno e ci tornano, anche locali, perché è un bel posto. Non è più un parcheggio. La città globalmente ha più reddito da quella situazione che da un parcheggio di 180 macchine. Quella è una difficoltà che noi incontriamo, che sia a Nova York e in altri posti, dove qualcuno si dice la mia Bibbia dice che non puoi fare quello perché c'è la regola che dice che non lo puoi fare. Questo è Nijmegen. Nel 62 il primo esperimento con Stroget, e ogni anno c'è stato questo incremento di pedestrian priority, la priorità ai pedoni. C'è poche strade che sono totalmente pedonali. Stroget, tutti dicevano, i negozi muoiono, se te levi le macchine, il commercio non funziona. Come fa a mandare avanti il mio negozio se uno non può parcheggiare e riempire le macchine di scarpe o di qualsiasi cosa? Vabbè, il clima non è adatto. Piove, a Copenaghen piove molto, c'è freddo in inverno. E dici, no, non si può avere lo spazio pubblico, nessuno lo userà. E più importante di tutti, e questa è una cosa vera, il sindaco era detto a Jan, ma guarda Jan, che i danesi non sono italiani, non sanno usare lo spazio pubblico, non lo useranno. Interessante. Questo è Stroget oggigiorno, è incredibile il numero di persone che ci vanno, i negozi sono molto contenti. È una delle uniche strade totalmente pedonali e i negozi stanno facendo degli affari molto buoni. E quando piove non c'è un problema, il clima non c'è un problema, ti metti il cappotto e apri l'ombrello. Sicché oggigiorno c'è più di 4 volte più spazio pubblico, c'è 4 volte più attività nella città, una città molto viva. Prima delle 10 di notte, vi avverto, se andate a Copenaghen, non vi aspettate che dopo le 10 di notte ci sia la via, vanno tutte a letto. È una delle ragioni che non ci sto a dire.
Dopo le 10, se arrivi a Copenaghen di sera e vuoi andare a mangiare, o McDonald's o niente altro, che non è perfetto. La cultura dell'uso dello spazio pubblico sta cambiando. Tutti gli anni c'è qualche cosa di nuovo che succede, l'interpretazione di come usare lo spazio pubblico, la condivisione con i cittadini, creano delle situazioni molto molto belle. Se una città invita le macchine, vuol dire che ci saranno più strade. Se la città invita i ciclisti, ci saranno più ciclisti, c'è più infrastruttura del ciclismo molto importante. Ma se la città invita, è molto importante capire, l'invito che la città dà al cittadino di camminare, di stare, vuol dire che il cittadino poi ci va. C'è il modo split a Copenaghen, è molto interessante. Nella cerchia del centro città, il 60% di tutti i movimenti sono in bicicletta. È una cosa, una statistica incredibile, che ha un impatto diretto al health and well-being, la spesa sulla sanità. Questo è un piccolo progetto in una piccola cittadina in Gran Bretagna, Brighton, nel 2005, Brighton New Road. Era così, c'erano tre teatri su questa stradina, era una stradina che faceva pietà, non ci stava nessuno, le persone andavano al teatro, poi se ne andavano da un'altra parte. E noi si è cambiato, molto semplicemente, non è pedonale, ci puoi andare in macchina, devi rispettare i 5 km, non ci puoi sostare, però abbiamo, questa è stata fatta nel 2005 e abbiamo fatto un'analisi un paio di mesi fa per vedere come sta surviving, come sta sopravvivendo. E le persone pensano molto altamente di Brighton New Road, ha bisogno di un po' di amore. È un problema che succede in tutto il mondo dove il municipio non ha le risorse di spendere per mantenere la qualità. Però sta funzionando ancora molto bene. Progetto a Nuova York abbiamo fatto per Bloomberg, molto interessante. Abbiamo partito nel 2007 con la nostra analisi, abbiamo lavorato tanto tempo con il dipartimento di trasporto della città e abbiamo scelto, secondo noi, la strada più importante di Manhattan, Broadway, per le ragioni che ho spiegato della strada a Hume. È l'unica memoria del native Indian, dell'americano nativo, è il loro sentiero, se che c'è il Great. E Broadway è quello che taglia il Grezzi, che ha una memoria molto importante, nessuno che quel nuovo yorkese lo capiva. E abbiamo fatto un progetto di dare pedestrian priority. Uno dei grandi problemi che avevamo è che tutti quelli che erano responsabili per questa zona ci guardavano con il loro scritto sacro e dicevano no, qui non si può fare quello. Come pensate di fare queste cose? Allora parlando con Bloomberg si è detto si fa una cosa sperimentale, vuol dire che se non funziona tutto bene. Allora tutti contenti, perché nella Bibbia non c'era scritto che sperimentale non funziona, no? E ce l'hanno fatto fare. Siamo andati con il Department of Transport e si è fatto lo spazio pubblico a una cosa, a una sciocchezza. Si è dipinto lo spazio pubblico. Perché era sperimentale, si poteva cambiare. Questo è Times Square. La cosa molto interessante di Times Square, la piazza del tempo, è che il 92% di Times Square era carreggiata. La piazza non c'era. A me piaceva Times Square anche prima di quello che abbiamo fatto, perché era un posto molto interessante. Questo è Times Square oggi, non è oggi, perché sonnetta. Gli architetti norvegesi hanno fatto un progetto di spazio pubblico con dei materiali molto incredibili, molto costoso, però secondo me non c'è più vita. Però la vita è stata attratta in questi spazi. E la cosa bella è che le statistiche che si stanno venendo fuori da questo progetto, che era proprio quando c'era la crisi, l'indice del rental, il costo di affitto è stato stabile mentre in altre parti di Manhattan andava giù, le persone per strada erano più alte, spendevano più nei negozi.
abbiamo fatto un progetto simile a Mosca, politicamente totalmente differente. Quando gli si è detto al sindaco di Mosca si voleva fare una cosa con co-creation, condividere, ci ha detto ma perché? Perché era una maniera differente di pensare. E abbiamo guardato a queste zone, a Mosca, e la situazione a Mosca è peggio di quella a Nuova York, è una cosa pazzesca, che il pedone non contava niente. Il parcheggio era una cosa da far paura, controllato da chissà chi, che era molto pericoloso a dire bisogna levare il parcheggio perché c'era tutto un cerchio che faceva tanti soldi al parcheggio. La cosa importante dal punto di vista noi è che quando abbiamo confrontato la performance dal punto di vista dei pedoni di Mosca con altre città, è una cosa che c'era un gran problema quando guardi alle altre città. Le persone stavano nello spazio pubblico solo perché ci dovevano stare per andare da A a B. Non ci stavano perché ci volevano stare. D'inverno d'estate il numero di persone nello spazio pubblico è la stessa. D'inverno c'è meno 40 gradi. Che è un'indicazione che qualche cosa non funzionava. Abbiamo fatto l'analisi e abbiamo guardato gli spazi che funzionavano, c'era Gorky Park, uno dei pochi posti che funzionava, era troppo pieno, vuol dire che non ci andava la gente perché non era un posto invitante. L'altra cosa molto interessante, questa è una cosa che facciamo tutto il mondo, facciamo un sondaggio del decibel building. Vabbè, Mosca non è nell'Unione Europea, però se fosse un posto di lavoro, questi qui, la legge prescrive che non puoi stare più di 30 minuti in uno spazio dove c'è questo tipo di rumore. Ma questa città ci può stare, è una cosa strana, ma questo lo vedo in tutto il mondo, vai a Milano, c'è la legge dice che in uno spazio per lavoro non ci puoi stare senza le cuffie, però in città ci puoi stare, vuol dire che ti sanguinano gli orecchi, va bene. Il sindaco bel personaggio, gli si è detto bisogna andare da così a così, ha detto fatelo, non c'è neanche chiesto, fatelo, e abbiamo cominciato a fare dei progetti e partendo, cercando di cambiare, levare tutti questi troiai per cercare di portare un po' di coerenza allo spazio pubblico. Hanno cominciato a fare delle cose molto difficili, hanno cominciato a levare le macchine. Questa è la cosa che mi piace più di tutti. Questa era sul fiume, una zona dove uno poteva andare a comprare arte, però andavi lì e se fai camicia bianca stavi lì per 20 minuti e diventava grigia dalla pollution, dal smog. E questo è oggigiorno. Ci puoi andare, puoi stare lì a mangiare, gli artisti stanno lavorando molto bene, e loro l'hanno fatto quasi immediatamente, invece di 4 anni, in meno di 2 anni hanno cambiato la situazione. E tutto quello che si dice, il modello che esiste in tutto il mondo è questo, i silos, questo è Taylorism. Te fai questo e non parli mai a quello che fa qualcos'altro. E il modello di Copenaghen, il modello che diciamo noi, bisogna avere un approccio olistico, capire qual è la visione, che tipo di città vuoi, come arrivare a quel tipo di città e capire che tutti hanno un ruolo da fare per arrivare a questo tipo di città. Se gli inviti sono quelli giusti, a Copenaghen c'è stato l'invito alle persone, e perché abbiamo fatto questa ricerca dall'86 in poi, ogni 5 anni facciamo un'analisi per vedere come cosa sta succedendo alla vita, c'è stato questo di tris, di flusso, ma non è che nessuno non puoi venire, l'invito di venire a piedi in bicicletta è stato così potente che le persone scelgano di fare quello. Dal punto di vista delle piste ciclabili, che è una cosa che ci chiedono in tutto il mondo, è importantissimo che deve essere continue, comfortable, efficienti e sicure, 8 a 80. A Copenaghen regolarmente vedi bambini di 11 anni vanno a scuola da solo in bicicletta. E se gli dici alle persone di fare qualcosa, non lo fanno. Se gli dà un invito, gli diventa una cosa più facile, lo fanno anche quando c'è 4 gradi. Bisogna che tutti noi,
tutto il mondo, bisogna riprendere le nostre strade, che sono la cosa più importante di una città. Ci vuole più Jane Jacobs, non Marc Jacobs, l'etichetta non conta niente, il pensiero è importante. E la terza legge della fisica è importantissima, per ogni azione c'è una reazione uguale proporzionata, e se non si fa attenzione a quello che si fa, ci fa diventare un po' di spaghetti qua, bisogna fare un po' di attenzione e principalmente bisogna un po' di passione per quello che si fa. Grazie.